caccia non si ferma mai e questa, dopo la new entry del nostro amico Voodoo 3 per il girone C, il girone A ormai seguito da tempo da noi due, altri collaboratori, Cane Caccia spazia anche nel girone B, avvalendosi di una preziosa e spero duratura collaborazione con il coach di Villa Santa, Paolo Gandini, che abbiamo qua in linea con noi. Ciao coach! Buonasera a tutti, Salve! ciao. Ciao coach. Ovviamente, come ci siamo detti fuori onda, diciamo con te prendiamo là dopo, cercheremo di non disturbare sempre te, ma magari cercare di inserire e usufruire della presenza di qualche altro allenatore. Allora, ho visto che, come al solito, una grande bella intervista al termine della vostra partita, quindi diciamo della tua squadra e della vostra partita si è già parlato. Possiamo parlare un po' più in generale di quello che è stata il resto della giornata e di come sta andando il campionato. Su tutte c'era uno scontro al vertice, vale a dire Calozzo-Lierna. Dopo la vittoria di Calozzo all'andata c'è stata ancora una volta la vittoria appunto della Carpe Diem. Mi pare di capire che la leadership di questo girone ormai abbia un padrone definitivo. Ma sì, sicuramente Calozio è una squadra strutturata molto bene e sicuramente con un obiettivo ben preciso. Onestamente mi ha sorpreso un po' il risultato perché mi aspettavo, dopo aver visto Lierna la settimana scorsa, che ci fosse un pochino più di combattività, ecco, una partita un pochino più combattuta. Non avendo visto la partita però non posso esprimere pareri su Lierna, oltre a basarmi solo sul risultato, ecco. Ecco, ma ci sono state altre partite interessanti perché oltre alla vostra, dove Meda diciamo ha eguagliato lo scarto dell'andata, cioè il meno 2, però anche un'altra sfida importante, ad esempio per la salvezza, vale a dire Sesto San Giovanni che ha battuto l'Esmo di 8 e anche qua ha pareggiato il meno 8 dell'andata e poi un Cusano che vincendo fuori casa con la Pallacanestro Milano tiene sempre viva, diciamo, quella speranza di playoff. Sì, esatto. Ci sono state delle vittorie sicuramente significative, sia in basso che in alto. La classifica si è un po' sgranata con le prime cinque che sembrano, insomma, andare via. Quindi, insomma, sarà un po' dura per quelle squadre, magari come Palmirano, come Garbagnate o come Cermenate, che speravano di poter tornare sotto. Insomma, inizia a farsi un pochino più dura, ecco, adesso. Sotto invece si è molto accorciata la classifica, purtroppo anche per noi. Sicuramente sarà una lotta adesso ogni partita da qui alla fine, per tutti. Ecco, è vero, guardando la classifica effettivamente pare così perché le prime 5 ormai sembrano aver preso un buon divario e quindi probabilmente fra queste squadre usciranno le 4 che poi disputeranno i playoff, invece è veramente ingarbugliata la situazione per evitare, diciamo, le sabbie mobili della retrocessione. Da un punto di vista almeno di tifosi e di pubblico, di gente, questo campionato è anche bello. Credo che sia così perché almeno lo rende appassionante e vivo fino in fondo. Ma assolutamente, guarda, è dall'inizio dell'anno che ogni settimana comunque c'è una sorpresa. Quindi un campionato un po' strano, forse solo effettivamente Calolzio e Lierna non hanno, non dico mai faticato, ma non hanno mai inciampato con nessuno. Le altre, bene o male, hanno avuto qualche problema all'inizio, mi viene da dire Ebro, che adesso comunque si è messa a posto e sta avendo sicuramente un buon ruolino di marcia. Sicuramente la sorpresissima di Rovello, e comunque sia anche una certa solidità da parte di Cusano che magari non ci si aspettava, ecco. Sicuramente i campionati che stanno facendo Garbagnate e Cermenate sicuramente sono un po' insoliti per come ci si aspettava all'inizio.
Però, ripeto, il bello magari di questo girone qua è proprio quello, insomma, molto, molto equilibrio tutte le giornate, ecco. Ecco, possiamo vedere che anche la settimana prossima ci saranno delle sfide interessanti. Vedo, ad esempio, abbiamo parlato appunto di Cusano che non molla, diciamo, il fatto di credere nei playoff, e proprio la settimana prossima ci sarà un Cusano Ebro, la quinta contro la quarta in classifica, e dove Ebro tra l'altro aveva vinto di 8 l'andata, quindi anche qua è proprio un match che vale doppio. Ma poi c'è anche una bella sfida diciamo, per la retrocessione, per la zona retrocessione, con un Cernusco Posa Sesto San Giovanni, dove la Posa vinse di 20 all'andata, quindi magari non è tanto in dubbio la differenza canestri, che da parte di Cernusco è difficile da ribaltare, però appunto vincendo la Libertas agguanterebbe i suoi avversari. Ovviamente ti chiedo anche un commento su Cermenate Villa Santa, l'andata un più 15 da parte vostra, e solo 36 punti concessi all'avversario, però dopo, se si va a vedere la classifica, Cermenate davanti di voi di 2 punti, e quindi c'è anche la possibilità di, vincendo, di andare sul 2-0 negli scontri diretti e agganciarli. Sì, assolutamente. Insomma, sono tutte e tre quelle che hai detto, secondo me, tre partite interessanti. Io non sottovaluterei anche Garbagnate e Calolzio, insomma, per Calolzio sicuramente sarà difficile, conoscendo gli amici di Garbagnate. Noi andremo a Cermenate sicuramente non in un gran momento, in uno stato di forma entusiasmante nostro, soprattutto dal punto di vista mentale. E con Cermenate che invece sembra che abbia un pochino rimesso le cose a posto, soprattutto dal punto di vista difensivo, a parte la partita di Ebro di sabato. Sarà comunque una partita tosta perché comunque noi dobbiamo uscire da questo periodo e cercheremo comunque di fare qualsiasi cosa per venirne fuori. Loro quel risultato sicuramente se lo ricorderanno, soprattutto i soli 36 punti segnati. Dal nostro punto di vista sicuramente dovremmo ricordarcelo anche noi e ricordarci che possiamo comunque fare bene. Siete tra le migliori difese sicuramente del campionato, come dimostrano i numeri, e parlavi proprio della vostra situazione. Venite da 3 sconfitte consecutive, non avete ancora vinto nel girone di ritorno, appunto già per i motivi che abbiamo detto prima, maggior ragione per questa serie negativa. Invertire il trend proprio in questa partita sarebbe l'ideale. Assolutamente, assolutamente, speriamo. Noi fortunatamente stiamo riuscendo a lavorare comunque in palestra settimanalmente, comunque con entusiasmo e con voglia. Fortunatamente conosciamo solo quella cosa lì per venirne fuori. Speriamo che ci giri anche un po' bene, magari non come è andata domenica con Meda. E lavorando e sperando magari in un pizzico di fortuna, sono convinto che comunque se ne potrà uscire. Magari non so se già Cermenate, però comunque dopo la partita di Meda segnali positivi ce ne sono stati, ecco. Ecco, come ultima cosa, e poi ti ringraziamo per questa prima puntata, ti chiedo, considerando che ci sono molte squadre invischiate, appunto considerando poi l'esperienza che hai e che ti sei fatto, quale credi adesso, grosso modo, possa essere, diciamo, la soglia e il punteggio che ci voglia per raggiungere la salvezza? Dici, a che quota credi che una squadra possa ritenersi sicura della salvezza? Ma considerando il fatto che quest'anno la formula è anche cambiata, visto che va giù una e poi solo due faranno i playout, 20 potrebbe essere una soglia, secondo me, già plausibile per un'eventuale salvezza. Sicuramente quest'anno a 22 potrebbe esserci la matematica certezza di non fare i playout, insomma, comunque intorno a quella cifra lì, ecco. Sicuramente non meno di 20 punti. Ecco, allora, come ha detto l'amico Cano, per questa volta possiamo ritenersi soddisfatti di questo primo approccio al girone B, e noi ti ringraziamo e, come diceva prima, cercheremo di coinvolgere anche con Vittorio,
qualche altro giocatore o allenatore o dirigente di qualche società in modo da dare spazio anche alla vostra decisione che vediamo dai numeri, avere molti aficionados, diciamo, nel nostro sito, nei nostri video. Per cui noi ti ringraziamo ancora, Paolo. Ok, grazie a voi. Grazie a te, è stato un piacere e alla prossima allora. Ok. Altrettanto, alla prossima. Grazie. Ciao, ciao. Grazie.